di indossare degli alti stivali di gomma, lasciando con i tacchi di grafite i segni del nostro giro a vuoto, in qualche modo per ripercorrere i nostri tracciati mentali. Ed è come se attraverso questo movimento ci avesse spinto a pensare a chi di noi è veramente libero. Quello che rimane è il titolo della mostra che ho presentato a Palazzo Branciforte, sede della Fondazione Sicilia, per il progetto L'arte e la libertà, che è stato tutto sviluppato all'interno del carcere Lucciardone, assieme ai detenuti, la polizia penitenziaria, gli operatori sociosanitari e gli operatori culturali. Il progetto è a cura di Elisa Fulco e Antonio Leone. La finalità di questo progetto era realizzare una mostra d'arte contemporanea all'interno di uno spazio molto particolare che è il Monte di Pietà di Palazzo Branciforte a Palermo. Questo spazio è molto connotato perché è proprio il luogo dove portavano le persone povere, umili, i pegni. E quindi è tutto fatto di legni, sembra quasi un dedalo di assi di legno, però è molto molto particolare, intenso. E quindi la mossa doveva essere, per contrastare tutta questa confusione visiva, doveva essere molto pulita. Ho preferito realizzare delle opere tutte in bianco e nero, così come sono i video. Abbiamo realizzato delle performance sfruttando gli spazi all'interno del carcere, quindi abbiamo ricostruito le celle e i corridoi nei quali i detenuti camminano. Abbiamo messo sotto gli stivali dei tacchi di gesso nero in modo tale che il loro camminamento su questi che sono gli spazi, proprio la copia degli spazi in cui loro abitano, il loro camminamento facesse proprio dei segni, incidesse questo tessuto, che poi è stato utilizzato per proiettare appunto queste performance. Un altro lavoro che abbiamo presentato è questa rete realizzata attraverso appunto la cucitura di tante strisce di stoffa bianca, nelle quali ci sono incise le parole sulla libertà. Trovo che la mostra sia molto interessante, ma soprattutto magari può smuovere degli spunti per riflettere sull'importanza dell'arte all'interno di alcuni luoghi che non sono proprio luoghi deputati dell'arte, come il carcere. E ho visto che i detenuti hanno reagito molto bene e sono stati veramente impegnati in questo lavoro, perché hanno capito che era una cosa importante per loro, per me. Lavoro da tanti anni, è una mostra museale, deve essere svolta bene. Cioè le opere devono essere perfette e anche se c'è qualche sbavatura sono perfette.